Le immagini che stiamo vedendo circolano sul web da alcune ore e documentano gli effetti di una lite, se non di una rissa. Si sta infatti cercando di verificare con più precisione, avvenuta in pieno centro urbano di Alcamo nella scorsa nottata. Il fatto si è consumato nel corso 6 aprile, quasi ad angolo con la via Vittorio Veneto. Si nota anche tanto sangue a terra, a testimonianza del cruento combattimento, secondo indiscrezioni, ma rimaniamo tuttora in attesa di conferme, tra individui nordafricani, uno dei quali, ferito e grondante molto sangue, è stato portato in ospedale a seguito dell'intervento della polizia per essere medicato. Nelle foto si notano sul marciapiede anche pericolosi frantumi di vetro, di bottiglie e di bevande alcoliche, probabilmente utilizzate come armi di scontro. Non sono state insomma nottate del tutto tranquille quelle vissute ad Alcamo in questo fine settimana, perché infatti, come inoltre apprendiamo dai vigili del fuoco, da prima venerdì e poi ieri sera si sono verificati due incendi di autovetture di altrettanti individui di origine marocchina, in entrambi i casi nella zona del Corso San Francesco di Paola.